Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi il Mini Deformed God Sigma prodotto da Action Toys. È la quinta uscita di questa linea che ha già visto il Combattler, il Vultus, il Deimos ed il Daltanius. È una linea caratterizzata dal fatto che i robot sono piccolini, completamente in plastica, trasformabili e in versione Super Deformed. Super Deformed è una caratterizzazione buffa dei personaggi con un testone molto grosso e il corpo più piccolo e tozzo, che qui in Italia non ha molto seguito e che è molto apprezzato in Asia. Questa linea di Mini Deformed però, grazie al fatto che ci propongono robot molto amati in Italia, che sono trasformabili ma soprattutto che hanno un prezzo economico, hanno attirato l'attenzione di collezionisti che prima non seguivano i Super Deformed. Ma vediamo subito di cosa si tratta. La scatola mi sembra che si presenti abbastanza bene, ha una grafica di effetto con i colori molto vivaci. Sul retro possiamo vedere il contenuto che abbiamo nella confezione, che adesso andiamo ad aprire. Nel primo blister abbiamo i tre robottini, nel secondo abbiamo gli accessori e poi le classiche istruzioni. Togliamo tutto dai blister. Ed eccoli qua in versione Super Deformed. Guardiamo subito come si presenta il robot principale Tuono. Può ruotare la testa liberamente, può anche ruotarla in questo modo per simulare l'assetto da volo. Può ruotare le spalle, anche avanti e indietro, può ruotare le braccia e i gomiti. Notiamo queste antenne che non sono in plastica rigida ma in gomma un po' più morbida, in modo che non si rompano. Poi abbiamo le gambe che possono ruotare in questo modo. Qui c'è un giunto stile Revoltech che a me personalmente non piace molto, perché per cambiare il senso di rotazione bisogna ruotare l'intero giunto. Avrei preferito un giunto a sfera, ma probabilmente per qualche problema tecnico non era possibile inserirlo. Possiamo poi ruotare il ginocchio e liberamente i piedi. Passiamo poi ai due robottini. Qui abbiamo Terremoto, che può ruotare la testa liberamente e anche, come per Tuono, metterla in assetto da volo, in questo modo. Ho un po' esagerato, si è staccata. Disastro, in questo modo, assetto da volo. Può ruotare le spalle, in questo modo, e le braccia e i gomiti. Poi arriviamo alla nota dolente di tutto il progetto, ovvero le gambe che restano unite di entrambi i robottini. Questo probabilmente perché c'è un problema tecnico che riguarda la giuntura di quello che sarà il piede del God Sigma, che deve potersi ruotare in questo modo. Se le gambe potevano essere allargabili, ci sarebbero stati due giunti per poter muovere i piedi separati, che una volta uniti avrebbero dovuto dare questo tipologia di rotazione, molto difficile da realizzare in questo poco spazio. Apro una parentesi: ad ogni Mini Deformed segue dopo qualche mese un Mini Action, ovvero stessa tipologia di prodotto ma in versione normale. In questo caso il collezionista pretenderà di avere le due gambe separate, quindi vedremo come Action Toys affronterà e risolverà il problema. Per quanto riguarda la colorazione, direi che è ottima, non ho trovato alcun segno di sbavatura, ma adesso vi farò vedere il mio solito filmatino dove potrete osservare ogni singolo robot nei minimi dettagli. E poi ci gusteremo la trasformazione come si vedeva nel cartone animato.
Bene, affrontiamo la trasformazione di questo mini deformed. Per prima cosa iniziamo con tuono, a cui stacchiamo i pugni. E piedi. Poi dobbiamo allargargli il corpo tirando delicatamente all'infuori le spalle. Ecco qua. Poi spingiamo anche un po' all'infuori le gambe. Poi dobbiamo rimuovere questi pezzettini e accorciare le gambe, quindi dobbiamo aprire questo sportellino, spingere all'insù la gamba e richiudere lo sportellino. Come vedete esce il perno su cui era collegato il piede, a cui dopo verrà collegata la gamba. Facciamo la stessa cosa sull'altra gamba, eccolo qua. Dobbiamo poi riattaccare questi pezzi qui sopra. Dobbiamo aiutarci tenendo premuta la gamba verso l'esterno, altrimenti schiacciando il pezzettino richiudiamo il corpo. Assicuriamoci sempre di avere il corpo ben allargato. Ed uno è fatto. Passiamo alle gambe, quindi abbiamo terremoto, a cui stacchiamo brutalmente la testa e le braccia. Richiudiamo le gambe e lo agganciamo al God Sigma. Stessa cosa per Nettuno. E dobbiamo anche richiudere le spalle in questo modo, cosa che ho dimenticato di fare qui. Ok, colleghiamo la gamba. Ed eccoci qua. Agganciamo poi gli avambracci. Per farlo dobbiamo seguire questa scanalatura. Stessa cosa dall'altra parte. Poi arriva il pettorale, quindi va staccato dalle grandi ali, in questo modo. Ruotiamo verso l'alto le ali. Ok. E poi c'è la parte un po' più complicata. Dobbiamo agganciare questo zainetto sul God Sigma inserendo questi pernetti sui fori che ha qui sulle spalle. Assicuriamoci prima che le spalle siano ben allargate. Ecco fatto. Poi possiamo collegare il pettorale allargando prima questa parte. E poi verrà agganciato qui.
passiamo poi ai pugni. Abbiamo i pugni chiusi e i pugni aperti per poter tenere la spada. Quindi noi usiamo il pugno destro aperto a cui inseriamo la spada. Pugno destro, pugno sinistro, mettiamo quello chiuso. Ecco qui il God Sigma. Come vedete è molto stabile e non ci sono pezzi che si staccano facilmente. Ora solito filmatino e poi chiamiamo Luciano. Vi sarete chiesti chi è Luciano. Luciano è un cliente storico di Zona Hobby che ha acquistato il God Sigma, ma proprio questo God Sigma, ovvero è stato così gentile da prestarmelo per fare questa recensione, che adesso grazie alla tecnologia di cui dispongo proveremo a chiamarlo e sentiamo il suo parere su questo acquisto. Adesso lo sto chiamando. Non ho fatto una videochiamata. Non ho fatto una videochiamata, rifaccio. È il bello della diretta. Vediamo se risponde. A Luciano! Avete qualche problema con le trasformazioni? Avete selezionato l'aiuto da casa? Ciao amico! Ciao Luciano! Sì, effettivamente ho avuto parecchie difficoltà nel trasformarlo. Ma ti dico, la prima volta anch'io, perché avevo avuto un po' di paura a staccare le braccia dei due robottini che compongono le gambe. Però alla fine ne siamo venuti fuori, dai, con un po' di azzardo. Bene. Tu come l'hai trovato? Ma sì, io l'ho trovato... No, ma sono io che devo chiederti questo. Ti ho chiamato. Dai, ti ho chiamato per chiederti un parere su questo tuo acquisto, così mi dici i pro e i contro che hai riscontrato. Ma volentieri, allora i pro sono stati il prezzo sicuramente, perché rispetto ad altre ditte che fanno i deformed costano un terzo, e il prodotto finale è molto riuscito perché è abbastanza posabile, con colori sgargianti e quindi non ti dà l'idea della plastichetta. E contro invece la semplificazione delle trasformazioni dei due robot minori, che sono quelli che compongono le gambe, però alla fine è, diciamo, una cosa accettabile. Per quello che deve avere alla fine, sta bene insieme agli altri action toys, sì. Ok, che voto gli dai? Un 8, proprio tenuto conto appunto prezzo risultato finale. Dovessi guardare solo all'impegno per la trasformazione delle gambe, scenderebbe a un 6 meno, però nel complesso un 8 se lo merita. Ok, senti, poi di questi mini deformed, tu se non ricordo male ce li hai tutti. Dell'Action Toy sì, perché sono decisamente meritevoli, sì. Ok, e tra tutti quelli usciti qual è il migliore?
Ti direi il Deimos, per quanto diventa uno scatolone perché diventa una specie di camion, riuscire a far comparire dalle gambe tutti gli sportellini che lo coprono è stato un bel lavoro di ingegneria. Rispetto ai primi due, che erano due componibili, il Combutler e il Boltus, quindi magari era più facile farli, quello lì diventava un po' più complicato. Poi hanno un po' lesinato magari con Daltanius e lui, però il risultato, come dicevo, finale è molto bello, però Deimos merita un po' più degli altri. Ok, Luciano, allora adesso saluta tutti quelli che vedranno questa disastrata, questo disastrato video e ci vedremo. Saluto a tutti, andate tutti di Super Deformed perché se i robot sono una cosa seria, però sono una cosa da bambini, Super Deformed sono la giusta sintesi di quello che ognuno dovrebbe avere. Bene, Ok, ciao a tutti. ciao ciao. Gaffe tecniche a parte, spero che l'intervento dell'ospite virtuale sia stato interessante e che questo video nel suo complesso vi sia piaciuto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo.